Ciao, sono Marco e benvenuti nella mia recensione settimanale sui prodotti Ryobi. Come vedete, oggi parleremo del seghetto alternativo. Questo seghetto è un prodotto che io adoro tantissimo. È un prodotto della categoria entry level, come tutti i prodotti Ryobi, quindi un prodotto che non costa molto, si aggira sulle 50 euro, ma comunque è un prodotto che è costruito con dei materiali veramente di alta qualità. Pensate che io ho 2 anni che lo utilizzo, lo tratto malissimo, lo uso 2 o 3 volte a settimana nei miei cantieri, lo sbatto a destra e a sinistra e non ha ancora uno sfriso. È costruito quasi completamente in plastica, ma è una plastica molto dura, molto solida. Vedete, l'impugnatura è in gomma, è molto ergonomica, è molto comodo quando si usa in maniera orizzontale, un po' meno quando si usa in maniera verticale. Perché purtroppo il peso, poi quando ci è attaccato la batteria peserà ancora di più, così pesa 2,5 kg, con la batteria può arrivare anche a 3 kg con una batteria piccola, ma anche di più con una batteria tipo da 4 A. È per questo che io vi consiglio di usare una batteria da 1,5 A, come la utilizzo io. In più la scocca qua davanti è in metallo anche molto resistente, non è vuoto. Vedete, come si chiama? È molto solido e quindi anche questo incide molto sul peso. Niente, ora vedremo cosa c'è all'interno della scatola, vi dirò le specifiche e lo testeremo. Nella scatola troveremo una dima, un aggancio che vi farò vedere come funziona e le lame. Purtroppo di lame me ne è rimasta solo una, dentro nella confezione ne troverete tre. Questa è quella per l'alluminio, vedete, ha dei denti intermedi, poi ce ne sarà una leggermente più larga con dei denti più pronunciati che sarebbe quella per il legno e poi un'altra con dei denti fini che sarebbe quella per il ferro. Poi troviamo una dima, io ho usato molto poco sinceramente, che si inserisce qui dentro e viene fissata tramite questa chiave a brugola. Chiaramente si può anche innestare dall'altra parte. Poi troviamo il classico prodotto per appendere l'elettroutensile al muro, alla parete, vedete, si innesta così e tramite questo moschettone si può appendere dove si vuole. In più ha anche la base regolabile, vedete, questa è la base. Sotto ci sono 2 viti Torx che se noi le svitiamo, vedete, si può inclinare la base per compiere dei tagli a 45 o anche in altri gradi. Quando svitate, come vedete, qui così ci sono segnati vari gradi e poi si ritira la vite da sotto. Anche se non è un prodotto di ultima generazione, non è ancora un prodotto brushless, vuol dire senza spazzole, funziona ancora con una tecnologia a spazzole e quindi è molto rumoroso, consuma di più la batteria, io mi trovo molto bene. Taglia 2100 colpi al secondo, si possono regolare, vedete, ci sono 4 modalità di regolazione per la vibrazione della lama, questa non è la velocità, è l'oscillazione della lama. Più alziamo la potenza e più oscillerà in maniera più aggressiva la lama. Ora vi farò vedere. È un pregio chiaramente alzarla a livello più alto, ma quando si usa su dei legni morbidi facciamo meno fatica, ma creeremo un taglio non perfetto con delle sbavature. Ora faremo la prima prova sul legno da 20 mm. L'elettroutensile taglia legno fino a 40 mm. L'alluminio fino a 10 mm e il ferro e l'acciaio fino a 3 mm. La prima prova che faremo la faremo con il livello 4, così vi farò vedere come oscilla la lama al massimo della potenza e vedrete come il taglio verrà fatto in maniera molto semplice da me perché spingerò poco l'elettroutensile, però come verrà sbavato. Di solito il livello 4 si usa per tagliare il ferro o dei legni molto duri. La lama si innesta così. Bisogna tirare la leva baionetta, agganciare e lasciare andare. Come vedete, la lama è ben fissata. Qui davanti troviamo la protezione per le mani. Niente, ora proveremo a fare il taglio. Innestiamo la batteria. Come vedete,
Il taglio non è venuto precisissimo, è abbastanza rozzo e ha spaccato tutti gli spigoli. Ora proveremo a fare un taglio con una potenza ridotta su un pannello più morbido ancora in MDF. Ora lo proveremo su un pannello morbido, quindi metteremo addirittura l'aggressività a zero. Come vedete, il taglio è venuto senza sbavature e anche molto liscio il taglio, però ho dovuto spingere e usare abbastanza potenza con le mani. Ora lo testeremo come primo materiale tagliando dell'alluminio. Questo è un tubolare in alluminio. Lo metteremo come aggressività 1. Come vedete, fa dei tagli precisi, e non ho spinto molto. Questo è con aggressività 1.